Un business da 1,5 miliardi di euro l'anno è il settore dei matrimoni in Campania, fermo dall'inizio della pandemia e con prospettive di certo non rosee. Una crisi che ha colpito tutti gli addetti ai lavori, ristoratori, parrucchieri, hairstylist, wedding planners, fotografi, agenzie di viaggio e atelier. Centinaia di matrimoni ed eventi cancellati, con una perdita che va dall'80 al 100% del fatturato rispetto all'anno scorso di moltissime aziende del comparto. FederMEP, Federmatrimoni ed Eventi Privati, l'associazione nazionale che raggruppa trasversalmente tutte le categorie degli operatori di un comparto che in Italia vale oltre 15 miliardi di euro, ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale per accedere a fondi straordinari ed interventi economici. La presidente Serena Ranieri. Benvenuti in Campania, terra di sole, mare, buon cibo, ma anche di matrimoni. Già perché in Campania il business legato ai matrimoni non è un gioco e coinvolge ben 12.000 aziende per un fatturato annuo di oltre 1,5 miliardi. Come in tutta Italia, il coronavirus ha messo in ginocchio l'industria degli eventi privati e dei matrimoni e che quest'anno rischiano di avere una perdita che si avvicina al 100%. Attualmente nessun aiuto specifico è stato predisposto dallo Stato. FederMEP, Federmatrimoni ed Eventi Privati, che io rappresento in veste di presidente, nasce per tutelare il settore e per far sentire la voce corale dei migliaia di imprenditori di tutta Italia. Un appello al nostro governo è il grido di aiuto di 250.000 lavoratori del comparto. Aiutateci a salvare le nostre aziende. Grazie.